questa puntata. Un osservatorio e un tavolo per tutelare i lavoratori dello spettacolo. Salone del Libro, da Firenze il Treno, dei lettori toscani. La Fondazione Isola d'Elba festeggia il decennale. Il libro Firenze Lockdown di Gianni Vannucchi. Vivere meglio, la seconda edizione dedicata ai cittadini colpiti dall'alluvione. I lavoratori del mondo dello spettacolo sono stati al centro di una giornata di approfondimento e dibattito organizzata alla Commissione Istruzione e Cultura in collaborazione con i sindacati di categoria nell'ambito degli Stati Generali della Cultura. Lavorare nello spettacolo, quali tutele, il tema che ha animato la discussione e gli interventi dei relatori. Una parola che raramente emerge quando si parla di cultura è la parola lavoro. La cultura è lavoro, dà lavoro, crea lavoro, anche per i non addetti strettamente allo spettacolo o alla messa in scena. Il tema dello spettacolo è particolarmente rilevante perché abbiamo assistito in questi anni a una importante novità normativa e oggi vorremmo valutare lo stato dell'arte, a che punto è, quali sono le difficoltà di applicazione di questo strumento, l'indennità di lavoro intermittente, che sembrava appunto poter rispondere alle esigenze dei lavoratori dello spettacolo. Sappiamo che non è così accessibile e che ha parecchi limiti. Noi come Consiglio regionale possiamo fare almeno un paio di cose. Una è sollecitare i livelli istituzionali con atti di indirizzo perché si attivino per migliorare la legge. L'altra cosa più puntuale è fare noi stessi una proposta di legge al Parlamento di modifica della legge che introduce l'indennità per apportare quei correttivi che emergessero come necessari. Stamattina serve appunto a tracciare un quadro nel quale inserire questa riflessione insieme alle componenti sindacali, locali e nazionali, ai lavoratori, agli operatori culturali che vogliono condividere con noi questo percorso di approfondimento. È stata fatta questa indennità di discontinuità che non serve a molto, perché parte da un concetto fondamentalmente sbagliato, quello di fare un ulteriore ammortizzatore sociale, e invece questo settore i lavoratori sono discontinui perché è il settore che è fatto così. Quando uno fa l'artista c'ha da preparare, da produrre, da fare le prove, tutta una serie di cose che le quantifichi male, quindi bisogna pensare a un'indennità che va a dare una risposta a chi lavora in questo settore dell'arte, dove le ore di lavoro si misurano male, come l'attività di un giornalista anche, vuol dire. Sono quindi attività che hanno tutta una serie di preparazione, di studio che va oltre le ore di effettivo lavoro, non si timbra il cartellino quando. E quindi ci vuole un'indennità completamente diversa. Ma il vero problema, poi, al di là delle difficoltà specifiche del settore, è le risorse. Bisogna che la politica italiana decida di investire nell'arte, nello spettacolo e di fare un investimento serio. Noi si investe una parte di PIL ridicola, quindi vengano fuori queste elemosine come modo per sostenere il settore, che sono di per sé, al di là della forma che è sbagliata, il problema è delle risorse che ci si mette e non sono quelle sufficienti. Noi siamo partiti ormai da alcuni anni, quindi subito dopo la pandemia, a cercare di capire come potremo aiutare questo settore, questi lavoratori e queste lavoratrici che sono molto particolari rispetto a tutta l'altra platea di lavoratori che rappresentiamo. Sono lavoratori poveri, la maggior parte di loro, quindi l'idea era proprio cerchiamo di capire come poterli in qualche modo tutelare. L'idea che ci è venuta e che oggi proporremo è proprio di fare un protocollo di osservatorio con la regione, di osservatorio sul mondo dello spettacolo, per cercare di mappare e capire bene il contesto e di conseguenza poi mirare anche le politiche e le suggestioni che come naturalmente organizzazioni sindacali possiamo fare. Non ci sono oggi molti lavoratori perché naturalmente lavorano e loro non possono permettersi di prendere permesso sindacale o permesso personale per venire qui. Abbiamo però fatto diverse riunioni e l'idea è proprio questa, cercare di capire il contesto per poi riuscire a mettere, diciamo così, le mani su quello che potrebbe essere più utile per le lavoratrici e i lavoratori di questo settore. Il sistema immaginiamo appunto è riconoscere alcuni contratti che oggi appunto sul contratto nazionale ci sono delle giornate lavorative che vengono comunque riconosciute pienamente, mentre appunto oggi viene riconosciuto le giornate lavorative soprattutto sul lavoro intermittenza. I contratti vanno a definire appunto il sistema d'utilizzo del lavoratore all'interno dello spettacolo, mi spiego un pochino meglio se no. In pratica, in definitiva, quando il lavoratore viene chiamato a lavorare, spesso e volentieri viene chiamato per una giornata, due giornate,
o se va bene anche una settimana. Questo sistema bisogna cercare di abolirlo, nel senso quando viene fatta una produzione sappiamo che la produzione ha sempre una preparazione e quindi un termine largo, minimo è di appunto dai 15 ai 30 giorni, quindi il contratto minimo dovrebbe essere fatto, un lavoratore dello spettacolo dovrebbe essere almeno in quella misura. E poi logicamente, essendo molte le persone si approcciano inizialmente al mondo dello spettacolo e appunto vengono spesso e volentieri utilizzati sistemi non molto corretti, allora bisogna trovare anche lì un accordo a livello nazionale, non solo regionale, dove le giornate lavorative comunque sia devono essere veramente minime per poter dare un sussidio, se no le persone poi non proseguiranno mai sul percorso culturale dello spettacolo. Partito dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella per arrivare a quella di Torino, Lingotto, il treno dei lettori toscani. Per la prima volta la Toscana organizza un servizio di trasporto ferroviario gratuito con treno charter rivolto a 450 cittadini toscani per partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il progetto Il Treno dei Lettori è un progetto che avvicina la cultura toscana e la cultura del leggere in Toscana a quello che è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Come associazione Wimbledon, come Gabriele Metrano, presidente dell'associazione, faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno, una sorta di radio dei lettori toscani, un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno, dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della regione al Salone. Una programmazione che vedrà Anime Loci e la Toscana delle Donne con i suoi protagonisti presenti nel treno e poi un racconto di tutte quelle che sono le iniziative toscane verso il Piemonte, in questo caso il Salone del Libro, ma tutte le iniziative toscane che riguardano la lettura che sono presenti in Toscana per informare e approfondire proprio i progetti che ci sono sul nostro territorio. È dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della Regione Toscana, che nel 2017 è stata anche regione ospite, quindi quella di quest'anno è un ritorno in grande stile. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte, diciamo, del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori, sia nella parte proprio espositiva, quindi di novità e prodotti librari, ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per 5 giorni di salone animerà lo stand. La Fondazione Isola d'Elba ETS festeggia i suoi primi 10 anni in Consiglio regionale della Toscana. Alla conferenza stampa è stato illustrato il bilancio di 10 anni di attività e le prospettive future. Sono contenta di essere qua in Regione, ma sono anche molto contenta che sia il decennale di questa fondazione che è nata 10 anni fa e quindi noi onoreremo questo compleanno e anche questa attività che abbiamo svolto in questi 10 anni con delle iniziative che faremo a Portoferraio e oltre ovviamente a invitare i soci 340 della nostra fondazione, vogliamo anche invitare tutte le persone che vogliono avvicinarsi a noi, all'Isola d'Elba, alle nostre attività e quindi benvenuto a tutti. Diffonderemo con la stampa e con i media il programma delle iniziative che comunque comprendono un convegno al quale parteciperanno molte persone che si occupano di cultura sociale d'impresa e anche di volontariato e anche di cittadinanza attiva, quindi organizzeremo questa tavola rotonda, poi ci sarà una cena e successivamente uno spettacolo, guarda caso, dedicato alla famiglia Olivetti e quindi a un imprenditore responsabile che teneva moltissimo al proprio territorio, come facciamo noi della Fondazione. La Fondazione si occupa a tutto tondo dei problemi dell'isola, delle sue necessarie valorizzazioni sotto tutti gli aspetti, sociale, economico, produttivo, ambientale, quindi i progetti sono molti, probabilmente questa non è la sede di elencarli tutti,
sicuramente la cosa che è importante capire è come un'associazione come la nostra, che è nata per puro volontariato da parte di persone che amano questo territorio, ha trovato veramente l'aiuto spontaneo di tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per la propria terra, per la propria isola, che proprio perché isola ha delle particolarità che devono essere in qualche modo esplicitate per essere trasmesse nel giusto modo anche al di fuori, altrimenti è una realtà che rischia di non essere compresa, anche nelle sue grandissime. Il ricordo del lockdown e i primi momenti del ritorno alla normalità, con le uscite in strada con le mascherine nel rispetto del distanziamento sociale, raccontato attraverso 60 scatti fotografici in bianco e nero che mostrano una Firenze deserta, quasi surreale, e poi le persone che piano piano tornano protagoniste della scena. La mia passione per la fotografia, abbinata alla possibilità di poter girare per Firenze in quel periodo, mi ha fatto scoprire una Firenze inedita, cioè una Firenze in cui all'improvviso sembrava magicamente fosse sparito tutto il turismo, tutti i cittadini completamente vuota. E quindi con la macchina fotografica sono riuscito a scoprire anche luoghi completamente vuoti, che mi hanno praticamente emozionato, perché sembrava a un certo punto che la città fosse tutta per me, cioè che io viaggiassi per Ponte Vecchio e fosse tutto mio, Piazza della Signoria fosse tutta mia. E quindi questo mi ha, con la macchina fotografica mi ha permesso di immortalare questo evento, che speriamo non sia più ripetibile. E lo stesso poi nello sviluppo del riaprire, del ritornare alla normalità, le persone che piano piano si sono riappropriate della loro autonomia, del poter circolare tranquillamente, e specialmente nei primi giorni di riapertura, che si circolava con le mascherine, non si vedeva più gli sguardi delle persone perché coperte mascherine, ma erano nei loro occhi che si andava a cercare quello che emozionava, o almeno il riessere tutti insieme, il poter comunicare tutti insieme. Offrire un aiuto concreto per il benessere psicologico delle persone che hanno vissuto gli ultimi eventi alluvionali in Toscana, Emilia-Romagna e Marche. È questo l'obiettivo della seconda edizione del progetto Vivere Meglio di ENPAP, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, che promuove l'accesso agli interventi psicologici per ansia e depressione. L'intervento è mediato da un portale che si chiama viveremeglio.empa.it per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini, fondamentalmente un servizio di screening psicologico che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e semmai anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita. Per le persone invece che abitano nelle province alluvionate, offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli esiti di questo screening che facciamo online. Quindi il trattamento invece è dal vivo, mediato peraltro dai medici di medicina generale di quei territori in questa fase. In qualità appunto di medico di medicina generale a Campi, io quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengono ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Quindi questo è ciò che secondo me è ancora più importante e che sta dietro a questo importante progetto.